Riposo. Con una bella giornata di sole alla festa della Repubblica Italiana. Oggi questa giornata mi piace definirla la festa della nostra felicità, della nostra libertà, del ricordo del referendum sul suffragio universale del 1946, il 2 giugno, quando la nostra nazione scelse definitivamente la sua forma di Stato, la forma di Stato repubblicana che oggi con nuovi stimoli dobbiamo migliorare ancora di più, è in evoluzione continua e chi può farlo evolvere sono i nostri giovani che in ogni territorio, compreso questo, devono rimanere, devono lavorare, devono creare famiglia. Come dice la Carta Costituzionale, proprio in questo giorno speciale, andare all'estero per i nostri giovani deve essere un'opportunità, un'occasione e non una necessità. Non devono andare via più perché qui non c'è lavoro, perché non si sta bene. Noi dobbiamo sentirci fortunati, oggi abbiamo bisogno di loro. Abbiamo bisogno della loro intelligenza, abbiamo bisogno delle loro competenze, delle loro conoscenze. Ed è un giorno particolare perché insieme a questa festa è cambiato anche il ruolo delle donne in Italia. Le donne che sono sempre state trattate come persone di serie B fino a quel momento, sono riuscite, seppur andando alle urne senza rossetto, ad andare a votare. E la loro condizione è diventata sempre migliora. Oggi possiamo dire che c'è ancora qualcosa da cambiare. Giusto una breve spiegazione di quello che stiamo andando a svelare in questo momento, in quanto purtroppo l'attore principale di questa iniziativa manca per via del fatto che, lo possiamo dire Angela, qualche piccolo problemina di salute l'ha rilegato, l'ha costretto a stare in ospedale, quindi mi permetterò io di pronunciare giusto due battute a nome di Filippo Cantore, che in collaborazione con l'associazione turistica Proloco ha inteso proprio in occasione della festa della Repubblica donare queste foto, questi scatti della nostra città, di alcuni scorci della nostra città o comunque delle tradizioni che caratterizzano la nostra cittadina, da porre qui in piazza Sant'Antonio su tutte le fioriere che naturalmente circondano la piazza. È un dono che Filippo Cantore ha inteso fare, ripeto, insieme alla Proloco per abbellire questo spazio cittadino che già di per sé dona uno scorcio bellissimo, uno sguardo bellissimo sul borgo antico e sul nostro lungomare. Ed è un modo come un altro appunto per
mettere in luce, mettere in mostra quelle che sono le ulteriori bellezze e le tradizioni della nostra comunità. Mi auguro naturalmente che le opere vengano, le opere, gli scatti, le foto che sono state realizzate apposta sulle fioriere vengano rispettate così come deve essere rispettata tutta la città. Mi auguro che non ci siano atti vandalici che li vadano a deturpare, cerchiamoli di apprezzare per quelle che sono, per la loro bellezza, per la loro integrità, senza doverle necessariamente andarle a deturpare. Questo è l'auspicio che mi faccio e voglio ringraziare naturalmente Angela, la moglie di Filippo Cantore. Filippo Cantore che purtroppo, ripeto, non è potuto essere qui con noi questa mattina, così come voglio ringraziare la Proloco che quando si tratta di promuovere, di sostenere iniziative che vadano a valorizzare, a migliorare la nostra città e la nostra comunità, sono sempre pronte a dare il loro valido supporto. Quindi grazie a tutti quanti voi, buona festa della Repubblica e buona domenica a tutti quanti. Bravo.